Eccoci, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, fantastico. Benvenuti a questa live di stasera. Anche oggi facciamo una live relativamente tranquilla, come un po' tutti i martedì sera. E oggi proviamo, finalmente, dopo quasi un mese, perché il rilascio della release candidate di ASP.NET, di .NET 6 in realtà è del 14 settembre e lo vediamo dall'annuncio su del blog. E finalmente oggi proviamo la release candidate 1 di ASP.NET Core 6. Mi concentro, o meglio, ci concentriamo su ASP.NET Core perché così vediamo due o tre cose. In realtà mi sono segnato due o tre argomenti che mi piacerebbe guardare e già con quelli secondo me passeranno un paio d'ore. Quindi, prima di tutto vi linko come al solito l'annuncio della release candidate di 86, anche se presumo che se seguite il mondo .NET lo sapete già tutto. E partendo da qua vi dico subito che il codice che vediamo stasera starà su GitHub, al repository che trovate sul mio profilo GitHub net 6 demo. Ci sarà un branch net 6 rc1 dove andiamo a scrivere codice e pushare tutto poi a fine live. Facciamo un po' di esperimenti, ma facciamo un po' di esperimenti su cosa? In realtà quello che mi sono segnato e che secondo me è molto molto interessante è su cui vorrei cominciare, la parte Blazor. Perché al netto del mio, tra virgolette, amore per Blazor, c'è questa nuova feature che permette di utilizzare i componenti Blazor all'interno di JavaScript o di un'applicazione Angular o di un'applicazione React. E questo secondo me è molto molto interessante, provare a vedere come funziona, se funziona, perché ripeto, è comunque una release candidate, dovrebbe funzionare, ma proviamolo, tocchiamo con mano. E al netto di questo poi vorrei vedere magari qualcosa a livello di minimal API, gli aggiornamenti che ci sono stati sulle minimal API. Non andrei oltre, anche perché il tempo a disposizione è poco. E come vedete c'è parecchia roba, quindi partiamo subito e vediamo cosa ha rilasciato per fare un attimo un recap. Quindi, con questa release candidate che cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di renderizzare i componenti Blazor da JavaScript e di utilizzare quello che hanno definito come Blazor Custom Elements, cioè utilizzare un componente Blazor all'interno di un'applicazione Angular, React, whatever. C'è la possibilità di manipolare la query string di una rotta all'interno di un'applicazione Blazor, quindi tramite Navigation Manager, comunque poi andiamo a vedere il dettaglio, c'è la possibilità di andare a specificargli la query string come deve essere manipolata. Hanno aggiunto la possibilità di gestire lo stream da .NET verso JavaScript, quindi utilizzare lo stream .NET all'interno di JavaScript, e ci sono un altro po' di cose. Aggiornamenti sui vari template, eccetera, eccetera. Allora, prima di tutto, cosa che ho fatto prima di iniziare la live, c'è da andare a installare questo workload, .NET Workload Install Wasm Tools, oppure tramite Visual Studio 2022 andate ad abilitare il componente opzionale .NET WebAssembly Build Tools, che è quello che ho fatto io. Per fare l'upgrade di un progetto esistente, lui ci dice semplicemente di fare l'upgrade dei nostri pacchetti NuGet, e lo facciamo subito. Lo facciamo subito partendo dalla nostra solution e facendo un manage NuGet packages from solution. Avremo in realtà un po' di aggiornamenti. Esatto. Vedete che io qua ho installato un po' di preview 7 e mi dà già un po' di scusate, le preview, la release candidate 1. Quindi andiamo a aggiornare tutti i pacchetti, così vediamo che vada tutto e soprattutto che compili dopo aver aggiornato i pacchetti. Ok, accettiamo. Ok, proviamo a fare un clean della solution e a compilare. Vediamo, 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 vediamo se compila. Ok, ha compilato, già per un successo. Fantastico. Allora, cosa vorrei andare a vedere io come prima cosa? In realtà non partirei da questo
render Blazor component from JavaScript, ma partirei dai Blazor Custom Elements. Perché partiamo da questi? Perché ho trovato un repository interessantissimo che non conoscevo, tra l'altro linkato all'interno dell'articolo su DevBlogs, che è questo. ASP.NET ASP Labs. Devo ammettere che non lo conoscevo e c'è un esempio che è quello che proveremo a seguire noi, in cui ci fa vedere come integrare un custom element di Blazor, quindi un componente Blazor, all'interno di un'applicazione Angular e di un'applicazione React. Proviamo. Vi linko in realtà intanto la repository dove trovate tutto. Noi invece che andare a scaricare o a forcare o a clonare il repository, direi che proviamo a replicarlo un attimo da zero. Quindi, come è strutturata questa repository? Al netto del package NuGet che si porta dietro, che è questo Microsoft ASP.NET Core Components Custom Elements, ha come esempi un'applicazione React che è costruita con Create React App, a quanto vedo non c'è dietro ASP.NET Core perché è un'applicazione standard in React. Stessa cosa ha un'applicazione Angular e poi vedremo come crearla perché in realtà di Angular non so praticamente nulla, quindi proviamo. E poi ha questa applicazione Blazor che è la classica applicazione WebAssembly col file program e due componenti, vedete che ha giusto il counter. E nell'applicazione e nel mio program, in realtà, oltre a creare l'host builder per WebAssembly, registro come custom element il componente counter con questo URL, con questo, scusate, questo identificativo. Proviamo a metterci mano noi a creare noi dei progetti. Proviamo anche a seguire il README che ci dice. Ok, io direi, prima di tutto, Visual Studio 2022. Andiamo a crearci all'interno di web, add new project, io mi farei un progetto Blazor WebAssembly, lo andiamo a mettere sotto web, creiamo una cartella per ordine, sempre che Visual Studio ce la faccia, ok, ce l'ha fatta, la rinominiamo perché logicamente si è un attimo perso. E la chiamiamo Blazor Custom Elements. Ok, all'interno di questa cartella andiamo a crearci una net say demo.blazor custom elements.wasm, che è l'applicazione WebAssembly in Blazor. Quindi next, .NET 6 preview, va benissimo, la lasciamo com'è. Create. Ok, fantastico. Lui mi ha creato un'applicazione net say demo blazor custom elements.wasm che è la mia applicazione Blazor con il root component app, l'head outlet. Tra l'altro, anche questo qua aggiunge la possibilità di specificare. Vedete, questo è il template nuovo di progetto. Aggiunge anche questo componente all'interno del mio HTML, del mio index.html, che mi permette di andare a specificare all'interno del mio componente, dei miei componenti, anche un titolo custom. Vedete che qui c'è questo page title counter. Se io adesso questa applicazione la avviassi, set a startup project, la avviamo, vediamo se va. Se funziona tutto, vedrete che il titolo della pagina cambia in base al componente che sto renderizzando. Quindi se io vado su counter ho counter, se io vado su fetch data ho weather forecast. Vedete che il titolo cambia e questo è il template di progetto nuovo di .NET 6. Perfetto, fantastico. Allora, fatto questo, lui ci dice start with or create a Blazor WebAssembly or a Blazor Server Project. Noi abbiamo creato un Blazor WebAssembly e ci dice di installare questo pacchetto Microsoft ASP.NET Core Components Custom Elements. Se lo copiamo giusto, magari. Ok, quindi andiamo nei pacchetti NuGet del nostro progetto.
Visual Studio, Manage Nuget Packages. Andiamo a cercare questo pacchettino, perfetto. È in alfa, e tra l'altro questo non è neanche in release candidate, ma è in alfa. Perché non me lo fa installare? Install, eccolo qua. Ok. Accettiamo. Perfetto. Ok. Vediamo se continua a compilare. E intanto, benissimo, intanto vediamo. Allora, lui ci dice for Blazor WebAssembly remove lines like these from program CS. Quindi c'è da rimuovere tutte queste righe dal mio file di program. Quindi chiudiamo questo intanto. Quindi chiudiamo un attimo questo. Interessante, va bene, ok. E aggiungere queste linee. Quindi dobbiamo registrare come custom element il nostro, ce la posso fare, il nostro counter. E io a questo punto, qua, aggiungiamo questa, e a questo punto direi che gli aggiungiamo root component register custom element, forecast, come si chiama il componente? Vediamo un attimo come si chiama. Fetch data, scusate. Fetch data. Ok, vedete che qua c'è anche tutta la parte di compilazione in automatico dell'IntelliCode nuova e la chiamiamo fetch data. Ok, andiamo a compilare. Intanto guardiamo cosa c'è da fare. Qua ci dice configuring Angular. Quindi dovremmo creare un'applicazione Angular, un'applicazione React e qua partiamo un attimo da React. E quindi, se io adesso vado sotto src live net 6 demo web blazor custom elements, ok, allora, siccome io sono ignorante di Angular e di React, create React app. Vediamo. NPX create React app. E la chiamiamo net6 demo trattino custom elements trattino React. Ok, lui intanto sta creando l'applicazione React. L'applicazione React la apriamo magari con Visual Studio Code, sperando che la macchina regga Visual Studio Code contemporaneamente. Ok, lui si sta installando un po' di cose. Vediamo, eh. Ok. Diamogli il tempo di installare, nel frattempo andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Allora, lui ci dirà di ci fa aggiungere all'interno dell'index.html dell'applicazione React, scusate, questi due script. Uno che punta ai content Microsoft Aspen Core Components, quindi quello del pacchetto NuGet che abbiamo installato, a un file JavaScript che questo pacchetto NuGet si porta dietro. E uno ha al framework di WebAssembly. Ok, cosa sottolineata è che questo link, il primo, ha il custom elements, a quanto dicono, è necessario per il momento, ma sarà poi rimosso con altre release. Ok, naturalmente lui ci dice quando avvierete l'applicazione, vedrete che il browser vi darà un 404 per questi due JavaScript file, perché non, giustamente non li può trovare, e quindi ci dice come fissarlo in questa applicazione.
Vediamo cosa riusciamo a capire. Ok. Lui ci dice... Ah, flash setup. Ok. Ok. Vediamo qua come è strutturato il progetto React, ad esempio. Sotto sample React app nel package.json mi dite esatto. Ah, ok, va messo nel package.json questo proxy all'interno della che punta all'istanza localhost che l'applicazione del bisogno tira su. Ok, bene. Vediamo se è finito ancora, no? Diamogli il tempo. Allora. Intanto che aggiunge, vediamo un attimo. Fatto questo, in realtà quello che ci permetterà di fare, se torniamo qua, al netto di aver configurato questo proxy, al netto di quello noi dice che potremo usare questo, il nostro componente, qua gli passa dei parametri. Ma va bene, nel senso poi lo modifichiamo di conseguenza e quindi potremmo poi andare a utilizzare il nostro componente Blazor all'interno di un'applicazione React, in questo caso o di un'applicazione Angular e vediamo dopo come. Questo in realtà è molto interessante, se pensiamo a scenari di compatibilità con applicazioni esistenti, il fatto di poter andare ad utilizzare dei componenti Blazor all'interno di applicazioni React che già magari esistono al netto di... alcune configurazioni è uno scenario che apre parecchie cose ed è secondo me un punto molto a favore di Blazor. Non so voi cosa ne pensate, però è molto 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 interessante secondo me. Speriamo che venga portato avanti bene. Ok. Qua in realtà ci dice anche che è possibile combinare le applicazioni. The easiest way to have an application with both .NET Parts and a third party SPA framework is to use the ASP.NET Core project template for Angular or for React. This will automatically gather the files required. Ok. Potremmo anche pensare poi di andare a creare un'applicazione Blazor. Un'applicazione Blazor WebAssembly, magari questa stessa applicazione, e hostarla all'interno di un'applicazione ASP.NET Core che è costruita per React o per Angular. Poi vediamo, potrebbe essere un esperimento interessante. Ok, i parametri, tra l'altro, i parametri Blazor diventano separati dal trattino, quindi tutti minuscoli separati dal trattino. Come mi sembra giusto che sia. Ok, interessante. Oppure addirittura si può andare a settarli con una proprietà, una JavaScript property. Ok, ha finito intanto di creare la React app. Perfetto, quindi CD. Ok, apriamola con code, con Visual Studio Code. Io qua ho il tema scuro, ragazzi, di Visual Studio Code. Se si vede, se proviamo a switchare su un tema chiaro, io vado avanti così. Ok, ho la mia applicazione React e quindi mi immagino che se io adesso dovessi fare un yarn start dalla mia applicazione, dovrei vedere la mia applicazione React. Quindi se io faccio yarn run start o npm run start, no scusate, io non ho yarn qua, ma ho npm, ce la posso fare. Allora, prima di tutto npm install per sicurezza, che non so se è installato già tutto, presumo di sì in realtà perché vedo una node modules, e poi facciamo un npm run start. Ok, npm start. Vediamo.
Quindi lui mi dovrebbe lanciare un'applicazione React sulla porta 3000 e dovrei vedere la classica applicazione React. Perfetto, fantastico. Fantastico, benissimo. Ok, quindi a questo punto quello che possiamo andare a fare è ad aggiungere al file index.html di React questi due link. Quindi nel public sì, index.html si vede che non uso praticamente mai React. Se aggiungo questi due, apriamo una console e vedete che adesso vi faccio vedere. Rete, ma in realtà anteprima you need to enable JavaScript to run this app. Interessante. Che errore è questo? Ah, ok, giustamente. Va bene. Ok, devo specificare quello che diceva prima, quindi facciamo un proxy. Facciamo il proxy, quindi questo lo lanciamo, ma quasi quasi lo lancerei. No, scusate, lo lanciamo da PowerShell. CDSRC live. Anzi, fermi tutti. Facciamo che lo lanciamo così. Lanciamo in debug. Allora, in debug abbiamo questo perché? No, no, fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Non ho capito perché. Ok, ma è giusto in realtà. Ok, va bene. Va bene. Pensavo fosse partito sotto JS Express, pensavo invece no. Va bene, è giusto così. Allora, noi abbiamo questo localhost. Ok, è partito. Quindi nel package.json del nostro progetto, che direi che lo stoppiamo. Stoppiamo il progetto React per il momento e gli aggiungiamo questo proxy. Magari se li metto localhost. Ok, che è quello che se andiamo a vedere l'esempio di React è quello che aveva lui. Quindi React nel package.json aveva proxy questo. Va bene. Quindi se io questo me lo salvo e lo riraniamo, visto che rimane in watch delle modifiche, ce la può fare, eh? Ce la può fare, ok. Vedete che già mi sta caricando un Blazor Hot Reload. E già è buona cosa. Se io adesso qua refresho e guardo, vedete che mi ha caricato i file JavaScript del Blazor WebAssembly e Blazor Custom Elements. Quindi in realtà adesso io potrei riuscire ad utilizzare il mio counter all'interno della mia pagina React. Quindi nel mio componente React app.js. Probabilmente, se io qua gli dico div, se io gli dico un com'è che l'abbiamo chiamato? My Blazor Counter non ha parametri in realtà, non lo trovo, va bene, ma è questo, fidatevi che è questo. E se io vado sul My Blazor Counter, quindi qua,
abbiamo fatto tutto giusto, non si vede niente. No, guardalo qua, qua sotto, qua sotto, qua sotto. Si vede, eh? Sì. Carino. Carino, carino. Proviamo magari a mettere il div all'interno del ladder, così magari è più visibile. Vedete? Carina come cosa, eh? Bello, mi piace molto. Molto, 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 molto interessante. E veramente con poche, poche righe di codice. Con un minimo di configurazione della nostra applicazione Blazor siamo riusciti a fare questa cosa molto interessante. Adesso, nel dubbio, io proverei anche a aggiungere il fetch data, che in realtà si porta con sé anche l'HTTP client, e quindi potrebbe essere un po' più problematico. Eh sì, è carino, infatti non pensavo funzionasse al primo tentativo, sai Totti, ero molto scettico che funzionasse al primo tentativo. E invece anche il weather forecast e quindi anche tutta la parte di chiamata HTTP naturalmente funziona e qua va bene. Poi è un aneddoto dello stile che manca totalmente perché molto probabilmente sicuramente anzi la parte React non si porta dietro Bootstrap e quindi va bene. Però è carina come cosa. È molto molto interessante secondo me. Wow, al primo tentativo. Ok. Ma direi che a questo punto proverei magari a modificare un pochino le cose, provando ad esempio a dargli parameter int increment threshold, ce la posso fare, la inizializziamo di 0, anzi inizializziamo a 1 in realtà. E quindi current count è più uguale increment threshold. Facciamo così. Vediamo se funziona. Lot reload. Quindi se io gli dico increment meno threshold, sempre che l'abbia scritto giusto, eh? Uguale a 1. Logicamente questo potrebbe essere un problema. Però se io refresho, e se io qua gli mettessi 10, refresciamo un attimo, diamogli tempo. No, questo non funziona. Va bene. Scusate, ragazzi. Scusate. Allora, facciamo una cosa. Stoppiamo momentaneamente la preact. Stoppiamo momentaneamente l'applicazione Blazor. Diamogli un nome che sia decente. Va bene, lo chiamiamo increment, basta. Ok. Quindi io mi aspetto questo increment dovrebbe funzionare in questo modo, a rigor di logica. Ok. Bene. Vediamo un attimo cosa ci dice. Questo è Angular, questo è React. Sì, in realtà se noi facessimo const increment uguale 10 e qua li andassimo ad utilizzare, se non ricordo male è così, ok, se non ricordo male è questo, quindi facciamo F5,
Sì, naturalmente questo è tutto in preview, per cui prendiamolo con le pinze, però se la strada che stanno prendendo è questa, è davvero davvero molto interessante dal mio punto di vista. Perché davvero permetterebbe di utilizzare la tecnologia migliore in determinati casi, utilizzando proprio la utilizzando l'applicazione, cioè il framework, la tecnologia che è più fitta con quello che ho, di cui ho bisogno, indipendentemente da quello che è la mia applicazione iniziale. Vedete che funziona? Bello, ah? Bello, 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 molto interessante. Ad esempio, invece, qua io ho un pochino di link, sono 5, stoppiamo un attimo, mi fido poco dell'Hotreload e quindi ok. Sto pensando che io qua, ad esempio, potrei farmi passare come parametro un int view size, dove ad esempio, se io prendessi il mio sample data, vediamo quanti ce ne sono. 1, 2, 3, 4, 5, sono 5. Se io ad esempio questo lo vado a inizializzare a 5 e qua gli dico, ok, await quello che vuoi, ritornami il JSON. Poi mi fai take view size. Perché? Non ho capito cosa aveva. Oh, facciamo così. Ok. Noi facciamo forecast. Perdonatemi il codice osceno, punto take new size, ok. Diceva poco il racchiudere la wait. No, perché? Cannot implicit to. Ah, giusto. Noi questo lo facciamo diventare un list of, perché effettivamente questo mi ritornava un array. E anche questo diciamo che diventa un list. Take questo, naturalmente, to list, per comodità una lista, eh. Ok, non refer, non coalescence. Quindi, se anche sul mio componenti, io facessi un const view size, da domani posso dire di aver programmato in React almeno una volta nella mia vita. Fetch data view minus size view size, questo è ancora su, sì, ok. Naturalmente l'applicazione React adesso spacca di sicuro, perché vediamo se parte. Ok. No, no, non gli piace. Non gli piace perché view size 2. Ma io mi sto chiedendo, ma se io mi avessi mettere un breakpoint qua e dovessi refreshare l'applicazione React, cosa succede? Niente. Proviamo a rilanciare l'applicazione React. Probabilmente gli rimane qualcosa. Vediamo. Ok, vediamo un attimo. Sta avviando l'applicazione. No, non gli piace.
Non gli piace, non gli piace. Vediamo se in console mi dice qualcosa. In realtà non mi dice nulla. Carica l'applicazione Blazor. E no. Vediamo. Sembrava troppo bello per essere vero. Sì, certo. Ha ragione lui. Non ho decorato la proprietà. Non ho decorato la proprietà view size, giusto? Ha ragione. Ha ragione lui. Ha ragione lui. Adesso sarei curioso di vedere se refreshando funziona. Non entra nel breakpoint, ma ci può stare. Ci potrebbe anche stare in realtà, però funziona. E quindi se io adesso dicessi che qua ne voglio uno, se io dovessi refreshare, ne ho uno solo, carino, molto 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 interessante. Molto interessante, bello. Fantastico, qua abbiamo il nostro counter che incrementa di 10. Ottimo. Bene, allora, una mezza idea di quello che si può fare con React. Adesso andiamo, torniamo qua e l'abbiamo fatta. Io direi che proviamo a questo punto a fare la stessa identica cosa anche con Angular. Partendo dal presupposto che non ho la minima idea di come configurare Angular, create Angular Project. Non l'ho mai fatto, sono indietrissimo con Angular, quindi Angular.io direi che meglio di così. NG. Ok, local environment setup. Va bene. Sì. npm install -g angular cli. Interessante. Va bene, devo installare la cli di Angular. Va bene, d'accordo. Ok, va benissimo. Va bene, quindi questo lo possiamo stoppare. Possiamo direi chiudere Visual Studio Code per quanto riguarda React. Torniamo. Scusate, cd net save demo. Ok, npm install -g, lui mi dice chiocciola angular cli, giusto? Esatto. Installiamo la CD Angular, anche qua diamogli il tempo di installare la CD Angular. E niente. Intanto che installa, vediamo cosa ci serve. Come abbiamo fatto prima, diamo un'occhiata a quello che ci può servire. Quindi nei sample andiamo a vedere l'applicazione Angular come è costruita. Immagino che anche qua a livello di package.json ci sarà qualcosa. No, che punta al localhost nell'applicazione Blazor, forse nel tsconfig, no, tsconfig app, no, sto andando un po' a caso ragazzi, angular.json ha qualcosa qui magari. No? Ok, allora direi che a questo punto, come vi ho fatto prima, andiamo a aprire. Ok, proxy.conf.json. Esiste un proxy.conf.json? Non lo vedo. Ah, nell'src però. Eccolo qua. Proxy.conf.json e dovremo targetizzare, dovremo mettergli come target il localhost della mia applicazione Blazor. Mettendogli secure a false, quindi direi che copiamo questo. Ok, intanto vediamo se ha finito di installare l'applicazione Angular. Ok, e andiamo a chiudere questa. Questa l'ho stoppato, benissimo.
Benissimo. Assolutamente. No. Ok, mi ha installato l'applicazione Angular. E quindi vediamo come si crea un'applicazione Angular. New My App. Ok. Quindi ng new. Come l'abbiamo chiamata l'applicazione React? Ok, ng new net say demo meno custom elements meno Angular. E a questo punto lui mi dovrebbe creare sì. CSS più che sufficiente. CSS più che sufficiente. Facciamo per un'applicazione base, base, base di Angular, eh? Niente di eccesso. Niente di particolare. E qua la mia macchina laggerà un pochino, però va bene. E basta. Detto questo, al netto del proxy da abilitare, anche per Angular dobbiamo aggiungere i due file JavaScript. E poi possiamo utilizzarli in questo modo. Ok. Quindi è possibile utilizzare anche oggetti complessi. Custom element schema. Poi vediamo anche questa cosa qua, che potrebbe essere interessante. Ok. Ok, intanto sta installando i vari pacchetti. Ok, fantastico, benissimo. Skip initialization of Git, quindi noi facciamo un cd netsay demo custom elements angular e la apriamo anche questo con Visual Studio Code. Ok, anche qua sono totalmente di Angular. E fare un npm start. Proviamo subito a fare un npm ha lanciato sì, ha un modus, quindi npm run start. Dovrebbe avere già tutto quanto installato. Vediamo, sta generando l'applicazione. Poi in realtà, ragazzi, io nelle prossime live mi piacerebbe, e mi sto muovendo in tal senso, provare qualche linguaggio nuovo. E vediamo sabato cosa riusciamo a combinare, però uno dei primi linguaggi in cui stavo pensando è Python, dato che l'ho usato anni fa, ma anni, tanti anni fa, una decina di anni fa, mi piacerebbe riprendere Python e mi piacerebbe in realtà imparare anche qualcosa di TypeScript, di cui non so praticamente nulla, ma non mi dispiacerebbe. E ok, va bene. E dove gira questo? Ok, su localhost 42. Fantastico. Ok, abbiamo l'applicazione Angular che funziona. Ok, bene. Quindi direi che a questo punto stoppiamolo un attimo, visto che abbiamo visto che funziona. Sì. Andiamo su Visual Studio Code e all'interno della cartella src gli dobbiamo creare quel famoso file che si chiama proxy.conf.json. Ok, è un nuovo file. Proxy.conf.json, andiamo a copiare quello che c'era all'interno di Angular del nostro repository. E andiamo a mettere lo URL della nostra applicazione Blazor, quindi in realtà dobbiamo cambiare giusto giusto la porta. Properties non settings, la porta su cui si trova è la 7261. Fantastico. Ok, poi nell'index.html qua gli andiamo ad aggiungere i due famosi file. Questi due,
quindi in realtà nel momento in cui avviamo l'applicazione Angular lui dovrebbe servirmi anche questi due file. Vediamo un attimo, ragazzi. Allora, quindi adesso io direi che lanciamo la nostra applicazione Blazor come prima. Ok? Lanciamo la nostra applicazione Angular. E niente, dicevo che nelle prossime live in realtà mi piacerebbe tenere il martedì sera, quindi quello che stiamo facendo adesso, come una serata di live coding molto molto tranquilla, lavorando magari su qualche progettino personale o qualcosa di simile, o qualche codecata, qualcosa del genere, fare un paio d'orette di live coding e il sabato magari provare a pianificare un attimo, strutturare live con un argomento specifico da andare a vedere. Ad esempio, mi piacerebbe vedere qualcosa di Cognitive Services, mi piacerebbe studiare, riprendere in mano Python e praticamente ristudiarlo da zero, mi piacerebbe studiare TypeScript, mi piacerebbe vedere qualcosa di sostanziale e di specifico il sabato. Ok, qua mi danno 404 in realtà. Ottimo. Perché mi dai 404? Sì, ho 404, bene. Bene, c'è da fare qualcosa? In the CLI configuration. Ah, add proxy config option to the serve target. Eccolo qua. Bisogna fare anche questa cosa, quindi un attimo. Stoppiamo un attimo e nel angular.json, eccolo qua, nel serve, c'è scritto, eccolo qua, prendo serve builder, questa cosa qui, options, builder, andiamo a... Fatemi vedere un attimo, scusatemi. Come ha fatto lui? Angular.json nel serve. Ok, option questo qua. Fantastico. Quindi nelle options andiamo a mettere nel serve questa cosa. E quindi se io adesso riprendo e rilancio la mia applicazione Angular, che è qua. Sì, lui qua sta, probabilmente sta pingando e logicamente non è su, quindi. Allora, quindi se io qua refresho la pagina, è già più incoraggiante, vedo parecchie DLL che mi fanno pensare all'applicazione Blazor e infatti questo è un 200, questo è un 200, fantastico. Ottimo, 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 molto molto bene. Molto molto bene. Molto bene. Ok. E quindi in realtà io adesso vorrei che nella mia app appcomponent.html, oddio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Va bene. Facciamo una cosa. Io direi che tutta questa bellissima cosa qui, card container, scusatemi, voglio cercare di capire fino a dove arriva. Ok, qua c'è il footer e lo lasciamo. Tutta questa parte direi che possiamo anche rasarla via e quindi lui dice, fantastico, nel tuo add to a template markup like the following. Questo. Qua avevamo increment e di conseguenza a me, io non l'ho capito, perché
Questo counter sarà definito all'interno del componente Angular, mi aspetto, quindi se io vado qui ad esempio e presumo nel app component.ts, esatto, title, ok. Counter, ok. Quindi se io ad esempio qui vado a aprire il componente TS, se io qua gli dico increment uguale 10 e qua gli do increment, presumo, se io torno nella mia applicazione Angular, fail to compile. Ok, vediamo cosa ci dice. If my Blazor counter is an Angular component, ok, add custom element schema to, scusate, è vero. To the energy module schema of this component suppress this message. Ok, quindi in realtà vediamo un attimo. Non l'ho capito. Allora, app module. Ah, eccolo qua. Bisogna andare sul modulo, importare questi due oggetti, quindi app module. Devo importare oltre all'energy module anche custom element schema ed andare a definirlo negli schema. Ok, a quanto pare se si tratta di un componente, un HTML component, sì, lo rilanciamo. Proviamo a rilanciare tutto adesso. Vediamo un attimo. Ok, sta buildando, compilato era compilato. Cosa succede? Wow, anche questo funziona. Anche questo è andato. Fantastico, però non male, non male, non male, non male. Molto, molto, molto interessante. Anche qua gli mettiamo un bellissimo view size uguale 2 e come prima andiamo a dargli un facciamo una cosa, questo lo mettiamo in un div, come separiamo un po' di cose, questo gli mettiamo un bellissimo hr fetch data. E anche qua attr.viewSize, sempre che lo scriviamo bene, uguale viewSize. È compilato. Cosa succede qua? Wow! Però non ha preso il numero di il viewSize. Perché? Perché? Interessante. Interessante, non ha preso il view size. Fetch data. No, abbiamo messo, l'aveva messo. Mi sto chiedendo come mai. Fatemi vedere l'esempio. L'esempio qua. Ah no, è proprio separato dal dash, scusate, colpa mia. Pensavo che tenesse un minimo di casing. Buono, fantastico. Quindi abbiamo anche l'applicazione Angular che utilizza un componente Blazor, o meglio, che utilizza i nostri componenti Blazor. Questo è molto molto interessante, secondo me. Continuo a ripeterlo. Lo ripeterò probabilmente 74 volte ancora durante questa live.
E in un'oretta abbiamo già qualcosa che a questo punto direi che possiamo pushare sulla branch. Quindi, Trying Blazor Custom Components in Angular and React. E in realtà, adesso questa la pushiamo. Fantastico. Quindi mi sto chiedendo, in realtà, se questa cosa funziona anche se, dato il mio progetto Blazor che abbiamo costruito, io vado a referenziare questo progetto Blazor all'interno della mia di una mia applicazione ASP.NET Core, costruita però con il template per Angular e o per, cioè, o per React, e la cosa funziona magari con meno configurazione. Io quasi quasi proverei. Allora, chiudiamo un po' di cose qua. Properties non mi servono, notification non mi servono. Ok, io a questo punto proverei a creare un add new project. Creerei un ASP.NET Core. Web app, forse un'applicazione ASP.NET Core web app. Next. Fatemi vedere, web. E la chiamerei netsedemo.blazor. ASP.NET Core.React. Sì. No, Net 6 non gira su Visual Studio 2019. Devi installare la preview. O meglio, non l'ho mai provato in realtà. Però no, cioè, mi verrebbe detto di no. Tutti gli articoli dicono di scaricarti il 2022. Per cui, secondo me, ti conviene proprio scaricare la preview 2022, che comunque è fatta bene. E sicuramente è un attimino più responsiva del 2019. Vediamo. Non c'è l'SDK, sai che non l'ho cercato, sono talmente abituato a usare Visual Studio e ho visto che con 2022 installava tutto quello che è necessario, ma mi sembra strano, sai, che non ci sia l'SDK. Controlliamo subito, Totti. SDK. Mi sembra davvero strano. Ma infatti, è qua, eccolo. Ti giro il link. Cioè, mi sembra strano perché... Ah no, per 2019, no, per 2019 no, non credo proprio. Cioè, ripeto, non penso proprio che tu possa... Cioè, da template di progetto non li puoi creare da Visual Studio. Cioè, i template per .NET 6 non li hai per su Visual Studio 2019. Non so se magari creato template con .NET CLI te lo apra, secondo me no. Secondo me proprio no, non ho mai provato, ma in realtà do per scontato che non vada. Non ci vedo neanche tutto questo vantaggio in realtà. Sì, infatti, vedi, Visual Studio Support, logicamente, Visual Studio 2022. O Visual Studio 2019 for Mac, versione 8.10. Ah, in realtà, guarda che il 2022 è fatto molto, molto bene. No, ma secondo me non ci sarà mai. Non vorrei dire una cavolata, ma secondo me non ci sarà mai. Manca... Io spero che arrivino a rilasciare Visual Studio 2022 ufficialmente il prima possibile, perché ho voglia di disinstallare il 19 e di installare il 2022 stabile e utilizzare quello. Sì, ma guarda, cioè, secondo me è fatto abbastanza bene, eh. Non vedo grossi problemi. È comunque una preview, quindi limiti sicuramente li ha. Però in realtà è fatto abbastanza bene. Ultimamente lo sto usando poco, ammetto. La community
Versione community, quella come per Visual Studio 2019 per capirsi, versione community che è gratuita e ti permette in realtà di sviluppare qualsiasi cosa. Non ricordo i limiti Visual Studio, ma in realtà è utilizzabile un po' per tutto, eh. Io in realtà ho su questo PC la versione community del 2019 e idem per il 2022. Logicamente a lavoro usiamo l'Enterprise, ma lì è un altro discorso. Sì, lavorativamente uso anch'io l'Enterprise, però vabbè, lì c'è una licenza dell'azienda, per cui è un altro discorso. Sulla community in realtà guarda che puoi sviluppare praticamente tutto, non ho mai avuto problemi. Tieni conto che io quando ero freelance usavo la community e in realtà c'è un limite di fatturato se non ricordo male. Cioè, o non ricordo se c'è anche un numero di dipendenti massimo, devi avere un tot di dipendenti e un fatturato annuo massimo. C'è un tetto di fatturato, mi sembra, se non ricordo male. Cioè, non devi essere sotto una certa soglia che non ricordo. Però per il resto la community è tranquillamente usabile. Io l'ho sempre usata, mai avuto problemi. Ho usato la versione community per anni di Visual Studio. Dalla 2000, versione 2015 in poi ho sempre usato la community. 2015, sì, 2015 versione community. Figurati, ci mancherebbe. E ok, in realtà mi ha creato un progetto. Un progetto? No, infatti. Rimuoviamo il CSProJ da qui. Apriamolo un attimo. Scusate, ragazzi. Dov'è? Non vedo. Non vedo l'apertura nel Solution Explorer. Ah, ok. No. Ok, è qua giù. Open folder in File Explorer. Cancelliamo un attimo. Ok. Eccola qui. Questa la possiamo cancellare. Mi ha creato un'applicazione. Sì. Sì, perché è Visual Studio nulla. Va bene. Illuminiamola. Logicamente. Va bene, dai, al netto di questo, mi piacerebbe capire come creare da Visual Studio se c'è il progetto per React a questo punto. Ah, eccola qua, Aspen Core with React.js. Colpa mia, ho creato il progetto sbagliato. La mettiamo qua dentro, la mettiamo qua dentro. Selezione cartella e la chiamiamo Net 6 demo. React in Aspen.net. Ok, quindi se io qua come dependency gli aggiungo questa. Va bene. Lui qua c'è la sua c'ha la sua creata no, forse no, perché probabilmente dovrò aggiungergli, vediamo un attimo, se io faccio più o meno le stesse cose, WebAssembly Dev server, se non ricordo male. Aspettate un attimo, vado a controllare una cosa. Vado a controllare una cosa al volo, ma proprio volo volo, per includere l'applicazione Blazor. Un attimo, ok. Giusto per vedere che pacchetto era, non mi ricordo che pacchetto era, per includere l'applicazione Blazor hosted nell'applicazione Aspen Core. Guardo subito. WebAssembly server.
Ok, questa. Server, non dev server, ma server. Questa. Installo. E poi vediamo un attimo, prima di tutto vediamo se compila. Io cosa sto provando a fare? Sto provando ad aggiungere l'applicazione Blazor come hosted all'interno di un'applicazione Aspen Core creata col React, con il package di React. E quindi di conseguenza sto prendendo come un progetto dove l'ho fatto già per vedere che cosa chiamare. Sì, questo in realtà fa un giro un po' particolare, quindi va bene. Nel senso che devo andare su l'extension app.useBlazorFrameworkFiles sotto. Ok, proviamo un attimo. Ma sta ancora compilando? Ammazza! Che lenta! Sta compilando l'applicazione React. Aiuto! Stiamo qua fino alle 8. E la mia macchina piange intanto. Mamma mia! No, niente, non mi piace molto questo progetto, questo tipo di progetto qua. Cioè, se i tempi di startup sono questi, per un'applicazione praticamente vuota, mi chiedo che senso possa avere. App.useBlazorFrameworkFiles. Beh, non è male. Ok. Interessante. A parte che qua c'è un bug. Sì, qua c'è un bug, ragazzi, c'è un doppio punto e virgola. Interessante. A questo punto mi chiedo se io devo qua cancellarsi il mio index perché tanto non mi serve. Cosa succede? Fatemi vedere l'esempio. Perché ad esempio questo sample Blazor providing e infatti, ah no, ce l'ha l'index.html. Se io questo bellissimo index.html del mio Blazor, che cosa mi fa? Scusatemi, no. Mi sono un attimo incartato con le finestre di Visual Studio, colpa mia. Sapete che questo file io proverei quasi quasi a cancellarlo, perché tanto non dovrebbe servire. Perché non dovrebbe servire? Perché dovrebbe essere tutto stato qua dentro e nella mia React client qua, quella di React, nel mio index.html di React, io dovrei potergli aggiungere quello che mi diceva lui, quindi facciamo la prova giusto con React, giusto per vedere se funziona. Se funziona con React, in realtà mi aspetto che funzioni anche con Angular. Questi due file. Ma giusto per prova. Potrebbe anche non essere una cosa che committeremo. Ok. E quindi se io adesso questa la metto come startup project e nel mio app.js addirittura potremmo riutilizzare i componenti qua invece che utilizzare i componenti di come si chiama di React potremmo andare ad utilizzare const increment uguale 10. Senza virgola, no? E qua dentro potrei andare a dirgli my Blazor counter questo
Sì, al di là del... E dirgli... Increment uguale... This.increment. Sì, che poi la formattazione di Visual Studio è sempre pessima quando si tratta di queste cose. Ok. Ah, ok. Let? No. E quindi, boh, proviamo. Cioè, se io adesso qua dentro usassi questo, io nel mio program.cs qua gli ho chiamato myBlazor counter, fammi... Esatto. Se... Proviamo, ragazzi, proviamo, lanciamo e proviamo. Vediamo cosa succede. Lui qua mi va a creare un'applicazione React che in realtà ha già un routing, cosa che con la PX create React app non funziona. E in realtà è tutto calcolato, cioè anche l'applicazione Blazor dovrebbe essere stata all'interno di Spring Core. Se funziona è interessante, è davvero davvero interessante. Ok. Ah, va bene. Quindi questo non lo vuole. Ragazzi, se funziona, siamo a cavallo. Sembra che abbia che giri. You need to enable JavaScript to run this app. Serve comunque un proxy. Serve comunque un proxy a questo punto. Che brutto però. Ma è veramente brutta sta cosa. Perché deve comunque girare l'applicazione. Quindi nel mio package.json dovrò andare a dirgli proxy e fatemi vedere nel launch settings questo qua. Fatemi vedere se funziona. Se funziona questa cosa qua è molto interessante. Proviamo a lanciarla senza buildare prima. Facciamo di fare la compilazione a lui. Vediamo. Lui sta creando la SPA, eh. Vediamo un attimo. Io spero, sono relativamente fiducioso. Se funziona è interessante. È molto molto interessante. Perché con un'applicazione Spring Core che gira, che utilizza il template per React o per Angular, a questo punto posso avere il routing di React e non lo piglia. E non lo piglia, niente. A quanto pare non lo prende. Web Blazor Custom Element. No. No, non lo prende, niente. Speravo riuscisse a prendere. Invece no. Scusatemi, applicazione. Lui DLL l'ha caricata però, eh. E qua, ragazzi, l'ha fatta. Ci ha messo una vita, ma ce l'ha fatta. Guardate qua. Bello, bello, bello. Molto bello. Molto, molto, molto bello. Quindi, se io adesso chiudessi questa e andassi a modificare anche il fetch data,
togliendogli tutta questa cosa. View size uguale 2, netto di quello. Se io qua chiamassi, e queste sono esagerazioni, queste sono, però per capire come funziona, meno data view meno size uguale a this.viewSize. Chiudiamo il tag. Ok. E quindi se io adesso dovessi rilanciare il tutto, questo è ancora più interessante. Questo è ancora più interessante perché va tutto all'interno di un'applicazione a Spring Core, costruita con un template React, o in realtà mi aspetto che funzioni anche la stessa cosa con Angular. Ma è molto 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 interessante, mi piace come cosa. Fs data type error reading loading why? Ah sì, ha ragione, colpa mia, ho lasciato una cosa che non andava messa. Eccola qui, bella, fantastico. Questo sì, questo è veramente veramente interessante. Questo è davvero davvero interessante. E io questo qua pushiamo. Add ASP.NET Core with React Template Project. Adesso però mi viene da pensare. Cosa succede se io adesso vado ad avviare la mia applicazione Blazor dopo aver cancellato l'index.html? E avvio l'applicazione React o l'applicazione Angular, in realtà indifferente, tramite la mia CLI dovrebbe, mi aspetto che continui a funzionare tutto quello che avevamo prima, di non aver introdotto tra virgolette regressioni. Va bene? Ok, lanciamo Angular, che sono peccato che sono già nella cartella di Angular solo per comodità. Vediamo un attimo. Un attimo, e poi dopo questo facciamo un altro giro, facciamo ancora qualche giro su. Sì, funziona ancora tutto in realtà, quindi è un file index.html che non serve. Quindi in pratica, ricapitolando con questo approccio, che ripeto, il pacchetto NuGet che vi permette di abilitare questa cosa qua è ancora in alfa, quindi ne riparliamo magari quando non sarà in alfa, però basta creare un progetto Blazor WebAssembly, togliergli praticamente tutto al netto dei componenti che vi serve esportare e aggiungere, togliere tutta la parte nel programma.cs, tutta la parte che non vi serve dei root component, quindi la registrazione del component app ad esempio, e registrare come custom element i componenti che vi servono dandogli un identificativo che sarà poi il nome del tag HTML che state utilizzando. Se si tratta di un'applicazione Angular React creata normalmente tra virgolette con npm, con yarn o quello che, npx, quello che volete, dovete fare un po' di giri che trovate poi nell'articolo in realtà, e al netto di Angular ad esempio va configurato un po' di più, va creato un file dandogli lo URL dell'applicazione Blazor WebAssembly. E va configurato il file angular.json per dirgli di utilizzare questo file di proxy, va importato un component schema nel modulo, eccetera, eccetera. Comunque, dato l'informazione del proxy, quindi dell'URL su cui gira la mia applicazione, scusate, Blazor WebAssembly, io posso andare ad utilizzare all'interno di un progetto Angular o React un componente di tipo Blazor.
Sarebbe carino, ma in realtà non essendoci tutorial, non penso che sia una cosa breve, quindi magari faccio qualche ricerca e se trovo qualcosa ne riparleremo. Vedere anche in un'applicazione Vue.js, ad esempio, o in un'applicazione in realtà vanilla mi aspetto che funzioni il primo approccio, cioè quello di andare a definire questo register for JavaScript. Questo qua, quindi andare a definire il mio componente con un identificativo ed aggiungerlo tramite JavaScript nel blazorwebassembly.js o nel blazorserver.js, mi trovo sto utilizzando Blazor Server, andare a definire in un elemento già definito in HTML questo tipo di componente. Sarebbe carino vedere in Vue.js, in un framework come Vue.js ad esempio, come funziona. Se invece avete un'applicazione React o Angular creata tramite il template di Aspen Core, quindi un'applicazione Aspen Core fondamentalmente che utilizza come framework di single page application React o Angular, basta uno referenziare il progetto Blazor WebAssembly add project reference, quindi aggiungere al CSProJ, se lo trovo, il project reference. Va aggiunto un pacchetto NuGet che è questo Microsoft ASP.NET Core Components WebAssembly Server, che è quello che vi permette già con .NET 5 in realtà, e se non ricordo male anche con .NET Core, però non ci metto la mano sul fuoco, se non ricordo male anche con .NET Core. Questo componente semplicemente vi abilitava la possibilità di aggiungere come stata all'interno della vostra applicazione ASP.NET Core un'applicazione WebAssembly, cioè ho un'applicazione ASP.NET Core esistente, posso ospitare all'interno di questa un'applicazione WebAssembly in Blazor. Fatto questo, va registrato all'interno del mio program che trovo subito dell'applicazione ASP.NET Core Blazor, quindi gli va detto di utilizzare il framework file e in realtà va abilitato anche il debugging. Se sono sotto development, use Blazor, use WebAssembly debugging, eccolo qua, use WebAssembly debugging, abilitato questo, in realtà gira tutto come girava prima, quindi in caso di un'applicazione React, nel file package.json dovete aggiungere sotto la voce proxy l'indirizzo, l'URL che vi viene dato da ASP.NET Core nel launch settings della vostra applicazione Blazor e della vostra applicazione ASP.NET Core, non è l'applicazione Blazor, è quella ASP.NET Core, perché l'applicazione Blazor vi ricordo che è ostata all'interno di questa. Quindi dovete dare nei proxy, come valore della proprietà proxy nel package.json, questo indirizzo e da lì potete utilizzare i vostri componenti Blazor all'interno della vostra applicazione React. E questo in realtà è interessante, secondo me è molto molto interessante. Poi c'è la possibilità, ma a sto punto direi che non la vediamo adesso. Io sono. C'ho la macchina che sta piangendo, cioè sta morendo. È quasi a tappo con la RAM. Ok, va bene. Ok, chiudiamo un po' di cose. Chiudiamo un po' di cose. Allora, anche questo è interessante, c'è la possibilità. Poi magari questo lo vedremo con calma perché secondo me richiede parecchio tempo. Di generare un componente Blazor per un framework specifico. Quindi posso utilizzare questi attributi da assegnare un componente. Ed andare poi a registrare questo mio componente per Angular o per React e poi utilizzarlo all'interno della mia applicazione Angular React. Ci sarà il. Eccolo qua, c'è un esempio. Vediamo l'esempio. Vediamo l'esempio. Io ho il mio counter.resor. Ok, vedete, ha degli attributi generate Angular, generate React, ha i suoi parameter, eccetera, eccetera. E se io vado qui, se io apro ad esempio l'applicazione React, io mi aspetto, esatto, ho un counter.js che in realtà utilizza, ok,
const fragment use blazor, questo use blazor from blazor react, e vediamo cosa fa questo blazor meno react. Ok, è un po', questo è un po' complesso in realtà. It generates Angular and React Component. Ok. Ok, come dicevamo prima, anche qua c'è la possibilità di manipolare lo query string tramite Navigation Manager. Vedete che posso andare ad impostare i valori utilizzando un metodo getUriWithQueryParameter e impostando il valore al parametro page, un valore 3 in questo caso, questo mi ritorna un nuovo URL con il query parameter. Però in realtà io volevo vedere, al netto di Blazor, volevo vedere la parte di minimal API, perché questa secondo me deve essere molto molto interessante. Improved support for OpenAPI. Ok, quindi questo che cosa vuol dire? Vediamo cosa abbiamo a disposizione adesso. Allora, certo, subito, scusami. Allora, la ritrovo al volo. Eccola qua. C'è questo, hanno aggiunto questo metodo su Navigation Manager, getUriWithQueryParameter, che mi permette di andare ad impostare all'interno. Guarda, facciamo così, proviamolo. Proviamolo al volo. Perché non c'è niente di meglio, salviamo tutto qua. Non c'è niente di meglio che andare a provare le cose. No, no, figurati, ma ci mancherebbe. Sono andato io un po' spedito. Sono andato io un po' spedito. Allora, ad esempio, qua search avevo esatto, supply parameter from query string. Se noi qua adesso gli andiamo a iniettare in Navigation Manager. Ok, allora ho un componente, gli inietto il mio Navigation Manager. Cosa vado a dirgli? Vado a dirgli var, ho un qualcosa. No, facciamo così. Div creiamo un button, class btn-primary, un click. Ce la posso fare a scrivere giusto, eh? Ok. Questo diventa un type button. Sì, esatto, vabbè, fa niente. Va bene così, on click, on search. Dove andiamo a definire un metodo on search? Task on search. Abbiate pietà, sto scrivendo un po' var new URI uguale navigation.getUri with query parameter. Posso andare a specificargli all'interno di questo metodo il nome del parametro in query string che voglio aggiungere o modificare, page, e dargli un valore 3. Ok, mi ritorna un nuovo URL, lo URL con il parametro in query string modificato. Quindi se io faccio navigation.navigate to new URI, io mi aspetto, questo lo mettiamo void, va più che bene. Esatto. Mi aspetto che questo mi ritorni in un URL del componente search con il parametro page impostato a 3. Vediamo. Vediamo, vediamo. Non ricordo se questo componente in realtà funzionava. Esatto, serve a modificare la query string. Per recuperare la query string, adesso ti faccio vedere, ma già c'era nella preview set.
recuperare la query string, non ricordo se l'avevo fatto in modo che si avviasse in automatico, non credo. Sa che avevo tolto l'open browser. Ok. Io qua avevo una search, vedi, search text eccetera eccetera. Non funziona il breakpoint. Ah! Non mi funziona il breakpoint. Bene, ottimo. On search is not defined. Ma perché no? Ah! Che scemo. Scusate, è colpa mia. Non mi ha preso. Ho sbagliato io, scusate. Devo rigenerare, scusatemi, ragazzi, scusate, è colpa mia. Ho proprio sbagliato a digitare, ho dimenticato di metterla a let. Per recuperare i parametri in query string, Totti, devi mettergli questo parametro. Supply parameter from query. Questo attributo, scusa, non parametro, questo attributo ti permette di dirgli che questa proprietà è passata attraverso query string ed è un parametro. Ok. Vediamo. Vedrai che vedi che text e page sono quelli che gli ho passato io in query string e che io li stampo banalmente qua. Questo attributo che è supply parameter from query è quello che ti dice che quel parametro ti viene passato attraverso query string. Adesso qua proviamo, eh. Vedi che mi ha fatto redare sulla pagina con page 3 cliccando search. Quindi se io adesso, ad esempio, invece qua gli dessi ho visto che c'è anche un metodo getQueryParameters e voglio vedere che cos'ha questo però. Questo cosa vuole? Vuole un dictionary, quindi chiave valore, un read-only dictionary in realtà. System.collections.j. Non capisco. Dictionary. Sì, grazie. Cosa vuole questo? Scusate. I read only dictionary. Va bene. Facciamo così, new. Secondo me non va bene. Dictionary non va assolutamente bene. Sto pensando. Sto pensando all'implementazione del read-only dictionary. Ho un vuoto. Che classe implementa il read-only dictionary? Aiuto! Ho un vuoto. I read-only dictionary. Assolutamente. Cioè, ma non ricordo qual è la classe concreta dell'iRead-only dictionary. Cioè, un esempio di classe concreta dell'iRead-only dictionary. Ok. No, in realtà anche dictionary. Ok, va bene. Ottimo. String object. Ok, quindi posso anche passargli più parametri in realtà. E voglio fare una prova. Se sono furbi, ciao dal metodo. Così gli passiamo anche un parametro che ha degli spazi. Name of page 5. Quindi in realtà adesso mi aspetto, scusate ragazzi, che con questo metodo che vuole un elenco di parametri sotto forma di dizionario chiave valore, passandogli anche il name of, quindi utilizzando il name of invece che la stringa arcodata che io odio, lui sappia andare a gestirmi questi parametri, quindi non faccia magari casino sul casing dei parametri. Quindi se un parametro maiuscolo, minuscolo, eccetera, eccetera. Non credo, però proviamo.
Fantastico. No, vedete, me li ha messi in maiuscoli. Quindi comunque il casing lo mantiene. Va bene, nel senso funziona comunque in realtà, perché il casing sullo URL non dovrebbe essere, cioè non è sensitive e di conseguenza funziona né più né meno. Però mantiene il casing. Non mi piace molto avere i parametri in quei string maiuscoli. Mentre mi piace avere le proprietà con la prima lettera maiuscola, però funziona. Quindi questo metodo serve apposta, dicevamo, per modificare quelle stringhe. Quello che volevo vedere adesso, in questi ultimi quarto d'ora, 20 minuti più o meno, 20 minuti dai, è la parte di Minimal API che mi interessa particolarmente. Quindi abbiamo visto qualcosa di Blazor. Vediamo la parte di Minimal API. Noi avevamo, se vi ricordate, un progettino abbastanza stupido di Minimal API che faceva uso dell'approccio Minimal API, quindi con tutto definito in una singola pagina e le callback, le lambda fondamentalmente come corpo del metodo che veniva eseguito su un determinato endpoint. Con la parte di dependency injection che veniva gestita da ASP.NET e i results per i tipi di ritorno giusti dal punto di vista di scusate, dal punto di vista dell'ottica REST, ad esempio, cosa ha qua? Ok, già qua il fatto che lui utilizzi un metodo invece che una lambda non è male, secondo me. E quindi hanno aggiunto, ragazzi, scusate, sono una giornata, a quanto pare, la mia voce sta crollando. Sì, ma un conto è uno come Minerva che è davvero bravo e quindi il fatto che ci mette 3 ore è perché ti fa vedere tutto la singolo nel dettaglio. Un conto è un, non voglio dire il termine perché un pisquano qualunque come sottoscritto che fa vedere le cose al volo giusto per provarle. No, se, mi sta, guarda, già mettere in paragone Marco Minerva con quello che sto facendo io, cioè, poverino, cioè, mi dispiace per lui perché lui è davvero bravo. Lui è uno degli speaker, secondo me attualmente uno degli speaker migliori dal punto di vista di .NET, di come porta la tecnologia, come porta .NET, ASP.NET e compagnia che andando attualmente nel mondo legato a Microsoft, uno degli speaker migliori che riesco a trovare. Mi piace davvero tanto Marco Minerva come parla, come fa i talk e tutto quanto. Quindi cioè, c'è un abisso, c'è proprio un abisso. Per cui io ce la posso fare in 15 minuti, ma perché faccio le cose un po' alla, come direbbe Warren Ferretti, alla membro di Canide, e mettere le fa bene è per quello che ci mette 3 ore. Nel momento in cui le fai bene e le sai bene, allora ci metti 3 ore. Allora, vabbè, dopo questo piccolo siparietto, proviamo a vedere se ce la facciamo davvero in 15 minuti. Allora, lui qua cosa fa? String. Ma in realtà lui qua mi ritorna un iResult, quindi. Get all to-dos to-do services. Qua copiamo questo e quindi questo diventa
Ok, è già, mi piace già molto di più. Mi piace già molto di più così, piuttosto che avere lambda inline, avere il metodo così è molto più leggibile. Poi addirittura, se io volessi fare il pignolo, questo metodo qua starebbe in una classe. Starebbe in una classe. Ah, al volo, eh. Questo è andato, lo mettiamo come startup project. Io vorrei una classe che chiamerei to-do endpoints e metterei public static questa. Questo lo tirerei su lì, ok. E questo diventerebbe una static class. Fatto questo, qua non mi serve più e io ho to do end points. Scusate. Fantastico. Cioè, così ho tutto in una classe e comunque gli endpoint in un punto solo, se il Visual Studio non me li toglie dall'IDE e non li ho tutti nel programma, nel program.cs, che per me è cioè, ho un po' i brividi quando vedo quelle cose lì, però va bene. Ad esempio questa public static iResult scusate get to do detail, poi ad esempio questo diventa così e così già diminuiamo le righe di codice, eh? Così già diminuiamo tutte le righe di codice. Eccetera, eccetera. Cosa abbiamo in più? Allora, metodo with name, metadata maps, the endpoint name to an operation ID in generated open API document. The endpoint name is also used when using link generator to generate URL links for endpoints. Ok, è praticamente come quando gli si dava il nome alla robotta in Aspen Core, mi viene da dire, a leggerlo così. When the user does not specify the endpoint name, the operation ID will default to the name of the function. Ok, say hello, ad esempio. Ok, quindi se io ad esempio qua gli dessi un with name get to do's with name get to do detail. Ok, with group name metadata maps the endpoint group name, versioning, questo è molto interessante. Finalmente si può fare versioning in modo decente senza avere. Effettivamente avendo tutto in un file singolo, anche la parte di versioning è carina. Quindi io tra l'altro una cosa che non ero riuscito a fare era generare with group name, facciamo così, v1. Ah, in realtà questo è solo per Open API. Ok, i vari produces, carino, carino, produces validation problem. Questo lo mettiamo, proviamo. Qua, proviamo a togliere require authorization perché non abbiamo tempo però.
anche il produce. Ok, in realtà è tutto la tua squadra, ma quindi mi piacerebbe allora a questo punto aggiungere OpenAPI, proviamo. Proviamo. Quando avevo provato non è riuscito a farlo funzionare. Quindi cerchiamo un attimo OpenAPI, ASP.NET Core 6. Minimal API. Ok. Use Swagger UI. Ma quindi mi venite a dire che qua fantastico. Quindi se io adesso qua lancio il mio minimal API, vedi, Totte, che io ce la faccio in un quarto d'ora. Era giusto per vedere un attimino due cose. Due. Allora. No, ho sbagliato, scusate, ho tolto un 1. Quindi. Ok. Enable to resolve service. Ma sto sbagliando io allora, eh. Beh, ma allora devo la recupererò perché in realtà è un argomento che mi interessa. In realtà anch'io sono un po' scettico, eh. In realtà io sono un po' scettico dal punto di vista dell'utilizzo vero. Cioè, mi spiego. Carine, sono fatte a Bartolesi, ok? Sì. Sì, seguo, non riesco mai a seguirlo in diretta, però seguo anch'io Bartolese sul canale, ogni tanto vado a riguardarle perché sono carine. Allora, in realtà sono un po' scettico anch'io sulle minimal API, Totti, ti dico la verità. Cioè, mi piace l'approccio, cioè è molto bello e molto pulito, ma in ottica di un progetto vero, secondo me sono troppo minimaliste. Bravo, esatto, sì, sono d'accordissimo, sono completamente d'accordo. È quello che stavo per dire. Cioè, beh, sì, è chiaro, ma lì, cioè, dipende un po' cosa devi fare. Cioè, se devi fare un progetto completo, allora le minimal API probabilmente non sono una scelta giusta. Allora a questo punto conviene ancora tornare su ASP.NET Core, MVC e compagnia, Web API, eccetera, eccetera. Se devi fare una cosa piccola, cioè mi viene da pensare, hai un microservizio che ti espone due endpoint in croce, perché magari gestisce, bravo, esatto, o qualcosa su un IoT dove magari hai pochi endpoint, devi esporre pochi endpoint, e quindi costruirti il castello e dove fondamentalmente meno codice hai, meno tra virgolette pesantezza, poi devi tirare su, allora sì, quelle minime API hanno senso. Se devi pensare ad esempio a un microservizio, sparo a caso, un microservizio che magari ti gestisce soltanto upload e mini gestione di file, tipo carico un file, recupero un file, cancello un file, sono tre endpoint, probabilmente le minimal API possono aver senso per togliere l'overhead della controller factory e di compagnia cantando. Se devo pensare a un progetto serio, serio nel senso di grosso, completo, ma no, nemmeno io prenderei in considerazione le minimal API. Sono una cosa interessante, ma nell'ottica di diminuire fortemente l'impatto del codice. E quindi va bene su un approccio su qualcosa di piccolo, o dove probabilmente hai bisogno di avere la cosa in poco spazio tipo Raspberry.
tipo qualcosa su IoT, hai un dispositivo che ha bisogno di avere un qualcosa di rapido da tirare su, il minimal API, possono, non ho detto che sono, però possono essere una soluzione, concordo in pieno. È la stessa. Sono contento perché è la stessa impressione che ho avuto io, quindi se ce l'hanno loro due che ne sanno molto più di me, allora vuol dire che qualcosina ci capisco anch'io. Allora, io sto sbagliando qualcosa però. Sto sbagliando qualcosa. Ah, eccolo qua. No, allora non stavo sbagliando. Devo andare ad aggiungere questa cosa qua. Ok. Sì, poi è vero, già Swagger appesantisce ancora. È verissimo. È tutto verissimo. Poi è anche vero che ci sono mille modi per toglierti il codice qua, ad esempio, classe statica, extension method, quello che vuoi, però sì, cioè non è un approccio che userei su un progetto vero nemmeno io, concordo in pieno. Proviamo. Se riesco a far funzionare sto swagger. È già cosa buona questa, eh? Funziona! Funziona! Carina, eh? Carina, carina, al di là del mito di tutto quanto qua. Però vedi che già to do endpoints. Non è male. Non è male, try it out. Execute, sì, esatto, qua adesso va bene. Non funziona, però se io ad esempio faccio questo e dico ciao, poi questo aveva false, execute, lui mi risponde con 201, mi ritorna il to do creato. E se io vado qui, execute, io dovrei avere esatto l'elenco. Qua, ad esempio, io gli metto 1, execute. Beh, dai, non è male, eh. Se io già ad esempio provo a generarne uno, test, con questo vuoto, questo dovrebbe rispondermi con un 400. In realtà. E qua. Carino. Non male. Sì, poi qua era molto molto semplice, era molto molto stupido come approccio, quindi era solo per provare, però è carino. Non è male. Se penso che to do title, ad esempio, se io questo lo faccio diventare required. Qua questo lo tolgo. E lo riavvio. Io mi aspetto che questo. E se io gli vado a creare una cosa con il title vuoto, senza ID, senza completed. Lui mi risponda con problemi di tails in realtà. No, non ha funzionato. Bene, ok. C'è qualcosa che non mi quadra. Va bene, ok. Vediamo cosa dice. No, non ha funzionato. Vediamo un attimo. Sì, vedi ad esempio, qua lui utilizza
tutta questa serie di attributi sui metodi proprio. E anche qua può essere interessante, può essere molto interessante un approccio del genere su applicazioni piccole. Sempre il solito discorso. Ok, va bene, dai. Io in realtà direi che a questo punto, al netto di questa cosa che non è andato l'ultima prova, ma ho sicuramente sbagliato qualcosa. Io devo un attimino capire perché e per come. Però io direi che a questo punto, ragazzi, ce ne andiamo a cena, che sono quasi le 8. E niente, vi ricordo comunque il codice lo trovate su GitHub. Io adesso finisco di pushare questa parte sul branch RC1, ma in realtà poi penso che lo mergerò poi anche sul branch main, giusto per essere allineati. Sullo stesso repository trovate anche, anzi, aspettate un attimo, vi faccio vedere. Sullo stesso repository, se siete interessati, trovate anche i branch per ogni preview che avevo provato. Quindi c'è un branch sulla preview 4 e c'è un branch per la preview 7. E niente, la registrazione cerco di caricarla entro venerdì mattina su YouTube, al massimo lunedì mattina se non è un venerdì. Se vi è piaciuta la live, seguitemi pure su Twitch in modo da rimanere sempre aggiornati su quando andrò a streaming. Cercherò di streamare martedì e sabato al netto di imprevisti, e quelle possono sempre capitare. Se vi piacciono i contenuti che faccio, seguite il canale. Sul canale trovate tutti i riferimenti ai vari social, Twitter, YouTube, eccetera, eccetera. Totti, ciao, grazie mille della compagnia. E niente, ci vediamo sabato probabilmente con qualcosa di un po' particolare che potrebbe non essere legato a .NET. Quindi vi aspetto. Buona serata a tutti. Ciao, buona cena.